Salve a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi ci troviamo nel mio garage in compagnia della mia 124 Abarth per parlare di sicurezza, soprattutto soffermandoci sulla Blockbox, che magari riuscite a intravedere là sopra. Che cos'è la Blockbox? Beh, è un antifurto meccanico che mira a incrementare la sicurezza del nostro veicolo andando a blindare la centralina della nostra macchina. L'anno scorso, appunto nel periodo di marzo, mi fu rubata la mia 500 e magari un sistema come questo avrebbe potuto, diciamo, far desistere i ladri, o non si sa mai, magari a quest'ora potrei ancora avercela qui. Diciamo che quindi esperienze passate mi hanno portato a voler incrementare la sicurezza del mio veicolo appunto installando una Blockbox. Che cos'è la Blockbox? E vi dico subito che magari dirò altre mille volte questa parola, Blockbox, quindi magari contatele e ditemi alla fine del video quante volte l'ho detta, quindi mettetevi il cuore in pace, ecco, sia chiaro. La Blockbox consiste in una lamiera spessa a 4 mm in acciaio inox, penso a ISI 304, così da essere anche esente da agenti atmosferici, ruggine e quant'altro, tagliata ad arte e piegata in modo tale che possa andare ad alloggiarsi all'interno del nostro vano motore e che possa appunto blindare la nostra centralina, ossia renderla inaccessibile a chiunque. Dovete sapere che uno dei metodi più frequenti e più utilizzati per rubare le auto è quello di rimuovere la centralina presente nel nostro veicolo e sostituirla con una centralina scodificata che permette di avviare la macchina senza avere le chiavi. Ed è un'operazione incredibilmente veloce, cioè nel giro di uno, facciamo che se sono lenti 2 minuti, la vostra macchina già non c'è, perché consiste solamente nel tirare su il cofano, sganciare la centralina, installarne un'altra e partite. Quindi è una cosa veramente purtroppo molto triste. Sia chiaro una cosa, quello non renderà invulnerabile la mia macchina, perché se una persona volesse portare via questa macchina, in ogni caso, come tutte le macchine, lo potrà fare. In ogni caso, la renderà molto più difficile da rubare. Qualora volessero appunto accedere alla mia centralina, da 2 minuti che dovrebbero normalmente impiegare, ce ne metteranno magari 30, magari 40, ed è tutto tempo guadagnato. La mia macchina, la 500 Abarth che mi fu rubata, era davanti alla finestra davanti al mio ufficio, e magari se non avessi visto io o qualcun altro, magari avrebbe visto smanettare per 30 minuti qualcuno sul cofano della mia macchina dicendo: ma Stefano, è normale che qualcuno stia smanettando nel cofano della tua macchina? No, forse no, e quindi magari avremmo potuto evitare il furto della macchina. Questa ci fa guadagnare tempo, e spesso in un furto forse il tempo è la chiave per aumentarne la sicurezza e magari far desistere i ladri, o comunque sì, staranno lì un bel po', ma aumentano decisamente i rischi di essere beccati. Come stavo quindi dicendo, quello che vuole fare è rendere inaccessibile la nostra centralina. In ogni caso non è sufficiente, diciamo, per avere una sicurezza del 100% della nostra macchina, perché abbiamo ancora un altro punto di accesso, che è la presa di diagnostica. La medesima azienda difatti produce anche una blindatura per la porta di diagnostica, rendendola però accessibile, perché poi ne abbiamo bisogno di poterla utilizzare, quindi ci sarà una chiave speciale che ci permetterà, qualora avessimo bisogno di utilizzare la presa di diagnostica, di aprirla. Tutto questo perché prezzo? Parliamo di 140 euro per la blindatura della centralina e di 200 euro circa, non ricordo esattamente, per la presa di diagnostica, quindi parliamo di una somma totale di 350 euro. E visto che le nostre auto costano parecchio, forse spendere questi soldi può valerne la pena. Ho visto anche sul sito che alcune assicurazioni danno poi delle agevolazioni qualora si montino questi dispositivi, ma l'ho visto alla veloce, controllate sul sito perché non vorrei dirvi una stupidata, ok? Personalmente ve la consiglio, anzi molti di voi fin da subito me la consigliarono di montarla sulla mia vettura, è cosa che effettivamente ho fatto. Non è una spesa così folle, credo che sia adeguata a quello che ci può offrire. Quello che mi resta quindi da dirvi è sì, suggerirvela, vi lascio qua sotto i link qualora voleste darci uno sguardo, soprattutto magari aveste delle auto che possono essere soggette al furto, in realtà tutte, però magari ci teneste particolarmente, ecco, pensateci almeno un attimo. L'ultima cosa da dire è ringraziare in realtà Blockbox, perché sono stati loro direttamente a mandarmela questa centralina, questa blindatura. Io in realtà l'avrei presa lo stesso, anche se non mi avessero scritto, ero già intenzionata a montarla, però un'occasione in più in realtà per mostrarla l'ho accolta volentieri, e quindi presto penso vi mostrerò anche poi quella che è appunto la blindatura della presa di diagnostica. E nulla ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video, spero che non serva mai quella roba, che io l'abbia messa a tempo perso nella mia macchina, e però qualora mai servisse farà sicuramente il suo lavoro. Sono Lego Samantha, ci becchiamo su questo canale con i prossimi video. Per non perderli, chiaramente iscrivetevi.